Eccoci. Allora, scorro velocemente le slide che avevamo visto insieme l'ultima volta. Avevamo parlato di circuiti sequenziali, avevamo iniziato studiando questo come se fosse un circuito combinatorio e ci eravamo resi conto che questa retroazione che riporta le uscite in ingresso creava dei problemi, perché effettivamente questo non è un circuito combinatorio, ma è un circuito sequenziale. Abbiamo introdotto il concetto di macchina a stati finiti. E in particolare abbiamo visto che i circuiti combinatori sono un caso speciale di macchina a stati finiti con un solo stato, che quindi non ha bisogno di essere rappresentato, e l'uscita dipende direttamente dagli ingressi. Esistono invece macchine sequenziali di Mealy e di Moore che si caratterizzano dal fatto che il loro comportamento dipende dallo stato, e questo significa che a parità di ingressi applicati, l'uscita può essere diversa a seconda dello stato in cui la macchina si trova. Nelle macchine di Mealy, l'uscita è funzione sia dello stato in cui si trova la macchina, sia degli ingressi applicati in quel momento. Nel caso delle macchine di Moore, è addirittura funzione solo dello stato in cui si trova la macchina. Mentre la funzione di stato futuro, che descrive l'evoluzione della macchina nel tempo e dello stato della macchina nel tempo, è sempre una funzione sia dello stato che degli ingressi. I circuiti possono essere ulteriormente classificati in sincroni e asincroni, dove a definire quelli sincroni sarà la scelta di un segnale di sincronismo. Ma quale sia il modo corretto di vedere questa, che in realtà è un'astrazione, lo dobbiamo ancora vedere, lo vedremo nella lezione di oggi. Per ora lo studio che abbiamo fatto dei sistemi visti fin qua è uno studio asincrono, nel senso che proviamo a seguire l'andamento dei segnali nel tempo, considerando un ritardo introdotto dalle porte logiche che i segnali attraversano. Questo è un modo di rappresentare le macchine a stati finiti o attraverso la tabella della verità delle funzioni di uscita e di stato futuro o attraverso un diagramma degli stati cosiddetto. Questo è un esempio di una macchina di Moore, questo è un esempio di una macchina di Mealy. Abbiamo poi visto come esempio il circuito da cui partivamo e lo abbiamo iniziato a studiare riconoscendo che suo comportamento si presta ad essere utilizzato per memorizzare un bit, applicando in ingresso SR10, noi portiamo l'uscita 1, applicando in ingresso SR01 portiamo l'uscita a 0 e applicando in ingresso 00 manteniamo l'uscita. È proprio lo stato 00 che abbiamo chiamato lo stato. Scusate, è proprio la configurazione di ingresso 00 che abbiamo chiamato hold, quella che ci dà la percezione del fatto che questa sia una macchina a stati finiti, perché applicando le 00 l'uscita è 1 se precedentemente era 1, l'uscita è 0 se precedentemente era 0. Quindi è lì che ci accorgiamo che questo circuito ha una memoria, diversamente da quelli combinatori. Ok? Abbiamo anche detto che se vogliamo utilizzare questo circuito in questo modo, la configurazione d'ingresso 1-1 non la utilizziamo, perché diamo a S il significato di set, cioè porta all'uscita 1, a R il significato di reset, cioè porta all'uscita 0, e non avrebbe senso dargli questi comandi contraddittori contemporaneamente dal punto di vista concettuale. E, mentre ha senso dire che se sia il set che il reset sono entrambi a 0, allora venga mantenuto il valore precedente dell'uscita. Quindi con questa interpretazione coerente e assume anche un senso il nome che abbiamo dato ai segnali d'ingresso, e questo l'abbiamo chiamato latch set reset. Poi abbiamo visto che al latch set reset potevamo aggiungere in ingresso due porte AND che prendevano anch'esse ancora un segnale set, un segnale reset di ingresso primario, ma prendevano anche un clock. La funzione di questo clock è quella di escludere i segnali di ingresso set reset quando il clock è a zero. E quindi tutte le configurazioni di ingresso in cui il clock è a zero diventano automaticamente delle condizioni di hold. Ovviamente è condizione di hold anche quella in cui S ed R siano a 0 con il clock a 1. Questo lo abbiamo chiamato flip-flop set reset.
E abbiamo aggiunto un ulteriore stadio in ingresso che comanda sia il segnale set che il segnale reset con un solo segnale d'ingresso che abbiamo chiamato D, che va in forma vera al set, in forma legata al reset, in modo tale che così non capiti mai che set e reset abbiano lo stesso valore logico, sono sempre uno all'opposto dell'altro, e così facendo la condizione che avevamo detto che non aveva senso dal punto di vista dell'uso che volevamo fare di questo circuito, cioè set e reset entrambi a 1, non si verifica mai. Quella entrambi a 0 non serve perché il clock ha ad andare a 0 e quindi determinare la condizione di hold. Quindi questo è il comportamento di un flip-flop D che abbiamo chiamato level sensitive, nel senso che è sensibile al livello del segnale di clock. Quando il segnale di clock è alto è sensibile all'ingresso D, quando il segnale di clock è basso non è sensibile all'ingresso D e mantiene in uscita l'ultimo valore che aveva assunto quando clock valeva 1. Okay? Quindi questo è il punto a cui eravamo arrivati e avevamo introdotto questo simbolo qua, che adesso rappresento di nuovo alla lavagna, per racchiudere, diciamo così, tutto quello che avevamo implementato chiamandolo flip-flop di level sensitive. Quindi abbiamo detto c'è un ingresso di clock che viene indicato con questo triangolino, c'è un ingresso D e c'è un'uscita Y, e il fatto che il flip-flop sia sensibile al livello alto del clock lo indichiamo così, con questa specie di cappello a cilindro. Okay? Quindi questo è il simbolo che utilizziamo per incapsulare il circuito che abbiamo visto nella slide precedente. A questo punto, questa slide vi mostra come utilizzare due di questi flip-flop level sensitive per realizzare un flip-flop di edge triggered. Cosa vuol dire il trigger? Vuol dire che il suo simbolo sarà questo. Lo disegno qui alla lavagna e poi metto la lavagna tutto schermo per ragionarci insieme a voi. Quindi questo, vedete, rappresenta il fronte di salita del segnale di clock e per il resto il circuito ha ancora un ingresso D e un ingresso e un'uscita Y, come quello che abbiamo già visto. Ma dicevamo che questo circuito ha un livello, se volete, di incapsulamento superiore, perché incapsula al suo interno due flip-flop di level sensitive, quindi esattamente uguali, salvo per il fatto che a questo arriva un segnale di clock in forma vera e a questo arriva lo stesso segnale di clock in forma negata. Okay? Quindi all'interno di questo componente noi abbiamo questa configurazione di due flip-flop level sensitive in configurazione che chiamiamo master slave. Ora interrompo la condivisione e fisso questo. Ok, per mostrarvi perché abbiamo fatto questa cosa e come funziona. Allora, questo ve lo mostro qua disegnando delle forme d'onda di questi segnali, cioè mostrandovi come, applicando dei segnali in ingresso, questi si propagano in questo nodo e in questo nodo. Fatemi vedere che nomi ho dato ai segnali intermedi in questa slide. Ok, ho chiamato questo N, questo l'ho chiamato D e questo l'ho chiamato Y, come poi li ritroviamo qua. Senza confusione con questi qui, perché quelli che annoto qua dentro sono i nomi che hanno i segnali come porte di questi componenti,
quindi dal punto di vista, ad esempio, di DKGate, questi sono i nomi utilizzati al livello inferiore di descrizione, cioè all'interno della descrizione dell'implementazione di questo componente. Okay? Quindi non c'è mai ambiguità tra i nomi che vengono usati esternamente e i nomi che vengono usati internamente a un componente, a un modulo. Perché all'interno del modulo è un po' come i nomi delle variabili che utilizzate localmente ad una procedura o una funzione in un linguaggio di programmazione ad alto livello. Ok, allora, in realtà qui, se volete, il parallelo è anche con i parametri formali che utilizzate per passare parametri ad una procedura o una funzione. E dicevamo, questo è un nodo perché qua sono collegati. A questo punto vediamo i segnali. E rappresento qua il segnale di clock, ma rappresento anche il segnale di clock negato, per quello che può servire. Poi rappresento D, cioè il segnale di ingresso, N, questo nodo intermedio, e Y, il segnale di uscita. Allora, il segnale di clock io lo posso rappresentare come un'onda quadra se gli attribuisco già un significato di clock, come il nome suggerisce. Ma in realtà, prima che io gli attribuisca questo significato, questo è un segnale come un altro, che quindi è, dal punto di vista logico, una variabile booleana indipendente che può avere qualunque andamento. Okay? Clock negato che cosa farà? Ovviamente farà una cosa di questo genere. Ok, quindi questo è un diagramma temporale, questo vuol dire che il tempo corre in questa direzione e rappresento anche gli istanti di tempo in cui avvengono queste transizioni, perché così, visto che alla lagna potrei rendere poco visibile l'allineamento tra i segnali, ho dei riferimenti a questi eventi significativi. Allora, notate che questa rappresentazione qua sta ad indicare questo, okay? Cioè sta ad indicare gli istanti in cui il clock passa da 0 a 1. Okay? Allora, cosa fa nel frattempo il segnale D? Allora, il segnale D fa quello che vuole, perché è una variabile indipendente, quindi non è sincronizzato al clock. È anche lui un segnale che può fare quel che vuole. Quindi immaginiamo che faccia cose varie. A questo punto proviamo a capire che cosa fa N e che cosa fa Y, perché questa volta N ed Y non sono più segnali d'ingresso, ma sono segnali interni o segnali di uscita. E quindi dobbiamo essere in grado di determinarne il valore sulla base dei due segnali d'ingresso primario, clock e D, che abbiamo. Notate che anche clock primo non l'ho, diciamo, indicato in modo interno, ma è anche lui in modo interno. Questo l'ho rappresentato più che altro perché ci serve adesso per studiare il comportamento di questo primo componente che riceve l'ingresso D e clock negato. Quindi c'è più pratico vederlo in questa forma piuttosto che mentalmente pensare che sia il clock negato. Così lo vediamo direttamente e dobbiamo pensare che a determinare il valore di N è un flip-flop D level sensitive comandato da questo segnale qua. Okay?
Allora, che cosa fa quando il segnale di ingresso di clock è alto? È sensibile all'ingresso e lo insegue. Quindi questo vuol dire che per prima cosa questo fa così. Cioè insegue il segnale di ingresso. Perché qui il clock negato è alto e quindi lui è sensibile all'ingresso. Poi invece che cosa succede? Che il clock negato è basso e quindi per il flip flop, il primo dei due, quello che abbiamo chiamato master, siamo in una condizione di hold, di mantenimento invariato dell'uscita. E quindi vuol dire che per tutta la durata di questo intervallo l'uscita resterà bassa. Quando l'uscita, scusate, quando il clock torna alto, N torna ad essere sensibile all'ingresso e inseguirlo. E quindi qua si porta alto e insegue la forma d'onda dell'ingresso. Okay. Dopodiché da qui in poi si mantiene basso. Quindi qua siamo nella condizione di hold. Qua siamo nella condizione di hold. Okay. Quindi nella condizione di hold manteniamo l'ultimo valore che avevamo assunto quando invece eravamo sensibili agli ingressi. Qui anche. A questo punto cosa succede? Che quando il segnale di clock torna alto, l'uscita ricomincia a inseguire l'ingresso nel frattempo è tornato alto, quindi anche qua andremo alti. Ma da qui in poi restiamo alti perché torniamo nella condizione di hold. Poi ci rimettiamo a inseguire l'ingresso. Poi, facciamo così tanto per far vedere che poi questo ci sarà indifferente, restiamo nella condizione di hold. Okay? Quindi vedete che intervalliamo dei periodi in cui siamo sensibili agli ingressi, hold, sensibili, hold, sensibili, hold, sensibili, hold. Ok? Quindi insegui, mantieni, insegui, mantieni, insegui, mantieni. Ok? Tutto chiaro fin qua? Adesso andiamo a vedere come si comporta Y. Questa volta il componente che dobbiamo studiare è questo, che prende l'ingresso N di clock. Quindi dobbiamo considerare questo segnale qua come segnale di clock e questo segnale qua come segnale di ingresso. Okay. Allora, qui abbiamo condizione di hold. Okay? Quindi partiamo con una condizione di hold. Assolutamente sì. Quindi quando il clock è 1, dipenderà da N. Sì, però qua il clock è 0. Infatti detto quando dipenderà da clock 0, 1. Sì, quindi adesso il clock è 0 e quindi siamo nella condizione di hold. Ma nella condizione di hold manteniamo qualcosa di precedente che non conosciamo. Quindi questo significa che qua noi non possiamo determinare il valore di questo segnale. Quindi il valore iniziale di questo segnale non lo conosciamo. È come un simulatore che inizi senza sapere da quale stato iniziale lo stiamo facendo iniziare. Okay? Quindi questo qua non è determinato. Se fossimo in DK8, e come faremo quando lo simuleremo, questo vorrebbe dire che il LED attaccato a Y sarebbe né spento né acceso, quello che viene rappresentato con il giallo, mentre lo spento è il grigiolino e l'acceso è il rosso. Okay? Ok, siamo nella posizione di hold, dicevamo. A questo punto il clock va alto, quindi torniamo ad essere sensibili all'ingresso che vi ricordo è N. Quindi inseguiamo N e vuol dire che siamo bassi, perché N è basso.
A questo punto, qua entriamo nella condizione di hold, perché il clock è basso. E quindi manteniamo il segnale basso. Poi torniamo ad essere sensibili, ma il nostro ingresso è ancora basso. Qui siamo nella condizione di hold e quindi restiamo bassi. Qui il clock torna alto, torniamo ad essere sensibili all'ingresso e l'ingresso questa volta è salito. Dopodiché entriamo nella condizione di hold e quindi non vediamo tutto questo andi e rivieni qua. Torna alto, ma è ancora alto e quindi siamo qua. Quindi vedete come il segnale così, diciamo, altalenante d'ingresso viene filtrato una prima volta qua, che in questi periodi di hold del master non insegue più le variazioni dell'ingresso, ma lo slave ha come condizione di hold proprio i periodi in cui il master era sensibile agli ingressi. Quindi vuol dire che complessivamente questo circuito non è mai sensibile agli ingressi, se non in un istante preciso, che è questo, quello in cui passa da 0 a 1 il clock. Infatti guardate che il segnale d'ingresso D assume un valore in questo istante che viene mantenuto per un intero periodo di clock. Periodo di clock, anche se qua il clock non è periodico, ma capite che se questa fosse un'onda quadra, questo sarebbe un periodo completo, alto, basso, alto, basso, alto, basso. Ok? Per tutto il periodo viene mantenuto invariato il valore che l'ingresso aveva nell'istante in cui il clock è passato da 0 a 1. Quindi in questo istante viene campionato questo valore e questo valore viene mantenuto per tutto il periodo di clock. Poi in questo istante viene campionato di nuovo e viene mantenuto per tutto un altro periodo di clock. In questo istante viene campionato di nuovo, questa volta è alto, e viene mantenuto per tutto un periodo di clock. Qui viene campionato di nuovo, è alto, e viene mantenuto per tutto il periodo di clock successivo. Okay? Quindi, questo componente, che chiamiamo flip-flop di edge triggered, quindi trigger vuol dire scatenato, campionato sui fronti anziché sui livelli, in particolare qua sul livello, scusate, sul fronte di salita del clock, si comporta così: campiona il segnale dell'ingresso in un istante e lo mantiene per tutto un periodo di clock. Quindi capite che è un componente estremamente utile per sincronizzare i circuiti. Perché se noi abbiamo il clock che è un segnale di sincronismo, vuol dire che su quel segnale di sincronismo campioniamo gli altri segnali e li manteniamo stabili per tutto un periodo, dando il tempo ai circuiti a valle o a quello che dovremo fare di elaborarli. E questo è l'uso che faremo di questo circuito. Quindi per noi i flip-flop saranno questi oggetti qua. Quindi se non specifichiamo altro, un flip-flop è fatto così. Volendo differenziarlo dal precedente, lo chiamiamo flip-flop di edge triggered, come c'è scritto in questa slide. Allora, questa cosa la vedete anche nelle slide che adesso vi mostro. Vedete, questo è un altro esempio di forme d'onda di questi segnali. Che spero aiuti a comprendere ulteriormente con un esempio diverso rispetto a quello che ho fatto alla lavagna. Ok? Allora, tenete conto che questo
ragionamento sull'andamento interno dei segnali nella configurazione master-slave serve a comprendere le cose, ma non è una cosa che poi dovremo ripetere. Cioè, una volta capito come funziona questo componente, il componente diventa questo e il suo comportamento diventa quale. Ma il suo comportamento diventa direttamente questo. Cioè, avendo il clock, il segnale P, siamo in grado immediatamente di determinare il valore di Y. Ok? Rivediamolo un attimo, magari, per... Torno di nuovo a mostrarvi la lavagna per farvi vedere questo. Adesso questo lo abbiamo capito. Io butto via questa roba, e quello che posso dire è che guardando il segnale di clock e guardando il segnale D diventa molto semplice disegnare la forma d'onda del segnale Y. La forma d'onda del segnale Y è: prendo questo valore e lo mantengo fino al successivo fronte di salita. Prendo questo valore e lo mantengo, prendo questo valore e lo mantengo. Quindi, diciamo che mi trovo questo qua, questo qua, e lo mantengo. Ok? Bene. Ora, avendo il circuito che ci siamo appena costruiti, io aumento ancora il livello di incapsulamento, quindi capite quanti livelli abbiamo, che potremmo anche non rappresentare tutti, ma ci è comodo rappresentarli, e questo corrisponde a quello che stiamo facendo in TK Gate. Cioè, abbiamo costruito l'inverter, abbiamo costruito il NAND, abbiamo costruito l'AND, poi abbiamo costruito il latch, poi abbiamo costruito il flip-flop, poi abbiamo costruito il flip-flop D level sensitive, poi costruiremo il flip-flop D edge triggered. E tutti questi sono scatole cinesi, ma il componente che abbiamo ottenuto, che è quello rappresentato qua, in realtà è ancora un componente per fare cose ancora più grandi. E tra queste, la prima cosa che facciamo è un registro. Che cos'è un registro? Non è nient'altro che una batteria di flip-flop in parallelo, che quindi non servono più a campionare un bit, ma a campionare una parola di n bit. Okay? Quindi è una cosa banalissima, qua c'è davvero niente da capire, praticamente. Cioè, se io prendo tanti di questi e li uso in parallelo, costruisco una cosa fatta così. Una cosa che campiona contemporaneamente n segnali d'ingresso sincronizzati allo stesso segnale di clock. Okay? Una cosa così nel suo complesso io la rappresento come un registro, cioè come un componente che ha ancora il segnale di clock, ma il segnale d'ingresso e il segnale di uscita non sono più singoli bit, ma sono fasci di n segnali. Questi n segnali trasportano una parola binaria, non più un singolo bit, ma una parola di n bit.
parola che a quel punto può rappresentare qualunque cosa, può rappresentare un'istruzione, può rappresentare quando faremo sistemi a microprocessore, può rappresentare un numero, può rappresentare tutto quello che abbiamo visto che si può rappresentare in termini binari, può rappresentare un carattere hash, può rappresentare quello che ci serve. Quindi questo lo chiamiamo registro AND. E notate che non sto rappresentando, ma perché lo do per scontato, se non diversamente specificato, il fatto che questo nel suo complesso comunque ancora campiona sui fronti di salita del clock. Okay? Quindi per noi d'ora in poi, se non diversamente specificato, il flip-flop è un flip-flop di edge triggered che campiona sui fronti di salita del clock e il registro è fatto con questi oggetti. Quindi lui stesso campiona sui fronti di salita del clock. Ok, a questo punto possiamo dirci cosa sono i circuiti sincroni e in particolare i circuiti sequenziali sincroni. Allora, guardate un attimo questa slide, giusto per vedere che questi rettangoli senza niente dentro, cioè in cui non ho scritto nulla, rappresentano dei registri. Ma un po' come quando rappresentavo le porte logiche, non rappresentavo l'alimentazione, perché la davo per scontata, dal punto di vista logico non aveva nessun significato, è soltanto un'esigenza tecnica quella di alimentare le porte logiche. Analogamente, qui c'è qualcos'altro che io ho tolto. Che cos'è secondo voi rispetto a quello che vedevamo un attimo fa e che vediamo ancora alla lavagna nella rappresentazione di un registro? Cos'è che non troviamo più in questa rappresentazione che il registro lo usa? Non troviamo più il segnale di clock. Allora, non è che non lo troviamo perché non c'è, ma non lo troviamo perché lo abbiamo astratto, cioè è diventato ciò che ci detta lo scorrere del tempo. Quindi non è che non c'è più il segnale di clock esiste. Ma da quel momento in poi, da questo momento in poi, se siamo in un contesto di circuiti sequenziali sincroni, il clock è un segnale che dobbiamo portare a tutti i registri. E tutti i registri in un circuito sincrono sono sincronizzati dallo stesso segnale di clock. Tant'è che la propagazione del clock è un problema enorme nei circuiti di grandissime dimensioni, perché deve concettualmente arrivare contemporaneamente dappertutto, ma capite che farlo arrivare contemporaneamente dappertutto è un vero problema, perché contemporaneamente vuol dire, tenete conto che il periodo di clock è dell'ordine del nanosecondo, o inferiore al nanosecondo, cioè una cosa che va a 1 GHz vuol dire che come periodo di clock ha un nanosecondo. Ecco, noi vogliamo che il clock arrivi a tutti contemporaneamente. Ma se l'intero periodo di clock dura 1 nanosecondo, capite che il disallineamento tra il fronte del clock che arriva a un componente e a un altro deve essere ordine di grandezza inferiore al nanosecondo, cosa per niente banale. E anche all'interno di un chip di 1 cm², in realtà non è per niente banale fare in modo che i tempi di propagazione dei segnali sulle linee di distribuzione del clock siano così stretti. E quindi il clock, adesso questo è un inciso, viene di solito distribuito ad albero. Cioè, immaginate che ci sia un oscillatore che genera il segnale di clock, la rete di distribuzione del clock è fatta ad modo tale che non ci sia un componente che lo prende qua, un componente che lo prende qua, un componente che lo prende qua. Ma i componenti idealmente siano tutti foglie di questo albero, in modo che lo ricevano tutti alla stessa distanza dall'origine. Okay? Quindi questo, diciamo, sono tutte cose che complicano enormemente gli aspetti pratici della realizzazione di circuiti integrati. Ma queste sono cose che a livello logico a cui noi lavoriamo non vediamo. Ciò non significa che non dobbiamo preoccuparci di alimentare i componenti, perché abbiamo visto che VDD e ground glieli dobbiamo portare, e non significa che non dobbiamo portare ai registri i segnali di clock.
ma vuol dire che dal punto di vista logico possiamo non rappresentarlo qui. Perché se ci limitiamo a dire questo è un circuito sincrono, quel segnale di clock non è più un segnale che, come qualunque segnale di ingresso, è una variabile indipendente che è libera di fare quello che gli pare. No, è una forma d'onda periodica quadra, di cui al più ci interesserà che cosa? Il periodo, quello sì. E dovrà essere commisurato ai tempi di propagazione di tutto quello che noi realizzeremo per fare in modo che effettivamente nell'arco di quel nanosecondo i circuiti riescano ad elaborare i dati. Perché la funzione dei registri sarà quella di mantenere i dati in ingresso stabili per un periodo di clock, per dare il tempo ai circuiti logici di elaborarli. Quindi è importante che la durata del periodo di clock sia commisurata alla complessità dell'elaborazione che c'è da fare. E questo lo vedremo tra poco, quando vi introdurrò le metriche di progetto e i ritardi di propagazione. Ok? Ora guardiamo un attimo questa slide e cerchiamo di... Lo chiudo da qua, anziché da qua. Allora, cerchiamo di capirla per vedere come i registri ci consentono di implementare delle macchine a stati finiti. Notate che in un modello generale noi possiamo rappresentare una macchina a stati finiti come circuiti combinatori che implementano la funzione di uscita e la funzione di stato futuro e registri. Allora, ve lo mostro un attimo sulla lavagna. Allora, ricordando che cos'è una macchina a stati finiti, abbiamo detto che una macchina a stati finiti è caratterizzata da due funzioni: la funzione di uscita e la funzione di stato futuro. In generale, la funzione di uscita F va dall'insieme degli stati all'insieme degli ingressi all'insieme delle uscite, mentre la funzione di stato futuro G va da S per I in S. Okay? Allora, queste sono due funzioni combinatorie. A rendere complessivamente la macchina una macchina a stati finiti, che cos'è? È il concetto di stato. Il fatto che quello che la funzione G determina, che chiamiamo S next, è funzione dello stato presente e dell'ingresso, e lo stato futuro S next diventerà lo stato presente quando? Dopo un ciclo di clock. Quindi in un circuito sequenziale sincrono, l'idea di futuro e l'idea di evoluzione dello stato è scandita dal clock. Allora, se accettiamo un'idea di questo genere, questo significa che noi possiamo immaginarci di avere un circuito combinatorio che implementa la funzione F, funzione di S e I, e G, funzione di S e I. Dopodiché qua avremo l'ingresso, qui avremo S, qui avremo S next e qui avremo out. Okay. Allora, questo immaginatelo come un blocco di logica combinatoria, okay? Perché S e G sono due funzioni logiche. Ora, se S next e S non fossero in relazione tra loro, questo sarebbe un circuito combinatorio. A rendere questo oggetto una macchina a stati finiti è un registro che mettiamo qua, che prende S next e lo fa diventare lo stato presente dopo un ciclo di clock. Quindi questo registro che riporta S next in ingresso è quello che rende questa macchina una macchina a stati finiti, anziché un semplice circuito combinatorio
quale sarebbe se S fosse un ingresso come gli altri e S next fosse un'uscita come gli altri. Questo registro rispetto a come lo rappresentavo prima è girato per così, ovviamente, cioè gli ingressi li prende di qua e le uscite ce l'ha di qua, quindi se dovessi rappresentare il clock come facevo prima lo rappresenterei così. E come ulteriore sincronizzazione io posso immaginare che anche gli ingressi e le uscite siano campionati da registri. Questo perché? Solo per tenerle stabili, non perché cambi niente, diciamo a rendere, diciamo a mantenere la memoria di cui è dotata la macchina stati finiti è questo il registro. Mettere a registri anche in ingresso e in uscita serve semplicemente ad allineare tutti i segnali e mantenerli stabili per tutto il periodo di prova. Qualunque cosa, i segnali facessero qui, e qua invece serve ad offrire un'uscita stabile ai circuiti a valle se hanno bisogno di un'uscita stabile. Bene. Allora, ecco spiegato il senso di questa prima rappresentazione che vedete a sinistra nella slide. Allora, cosa sono le altre? Le altre non sono nient'altro che una rappresentazione della specializzazione della macchina stati finiti in macchina di Mealy e in macchina di Moore. Quindi, se io anziché considerare che questo sia un generico blocco di logica combinatoria che implementa entrambe le funzioni, spezzo il circuito combinatorio che implementa F e il circuito combinatorio che implementa G, quello che qua sto mostrando è che sia la funzione di uscita che la funzione di stato futuro dipendono sia dallo stato che dagli ingressi. Vedete, prendono in ingresso sia l'ingresso primario sia lo stato presente. Ok? Di qua invece che cosa sto rappresentando? Che questo registro rappresentato in azzurro, che è quello che mantiene memoria dello stato, va sì in ingresso alla funzione G, che è la funzione di stato futuro, insieme all'ingresso primario, ma va anche in ingresso alla funzione di uscita, che invece non dipende direttamente dall'ingresso primario. Vuol dire semplicemente questo. E notate che questo circuito qua, io lo potrei anche rappresentare così, dove qui potrei rappresentare il fatto che l'ingresso arriva alla funzione G e che alla funzione F arriva solo S e non I. Cioè in pratica questa cosa che ho rappresentato adesso alla lavagna è l'equivalente di quello che vedete a destra nella slide. Semplicemente lo vedete srotolato, cioè questo pezzo qua, anziché metterlo qui, l'ho messo di qua. Okay.
Allora, fatto questo excursus sui circuiti sequenziali, adesso usiamo quello che abbiamo visto nelle ultime due lezioni per tornare ad implementare delle funzioni, cioè per fare cose sapendo anche come realizzare dei registri e come questi registri uniti a blocchi di logica combinatoria ci consentano di implementare delle macchine statistiche. Quindi quello che facciamo adesso è chiudere per un attimo questa parte in cui abbiamo introdotto i circuiti sequenziali e le macchine a stati finiti, facendone tesoro, ma tornando a preoccuparci di come progettare dei sistemi digitali. Okay. In particolare adesso faremo due cose che sono rimaste da fare in questo corso. La prima è vedere la progettazione a livello gate e la seconda è vedere la progettazione a un livello di astrazione ancora più alto che chiameremo RT, cioè Register Transfer, e sfrutteremo chiaramente proprio la consapevolezza di che cosa siano i registri e che ruolo abbiano nei circuiti sequenziali sincroni per introdurre la progettazione a livello Register Transfer. Allora, chiudo queste slide e ne apro delle altre che parlano proprio della progettazione di sistemi digitali sincroni, partendo dal livello gate. Ed è questo il momento, sì, purtroppo dobbiamo tenere qualcosa di aperto, mi aprite un attimo la finestra per cambiare l'aria, perché effettivamente la porta va chiusa perché è molto rumore. Allora, per affrontare il problema del progetto avendo tutte le informazioni necessarie, devo farvi presente che fino ad ora noi ci siamo preoccupati della specifica logica. Cioè abbiamo detto che la specifica per noi era la tabella della verità di una funzione logica. In realtà non è l'unico tipo di specifica che ci potrebbe servire, perché durante un qualunque progetto noi dobbiamo tener conto anche di metriche che sono invece delle metriche parametriche, non sono semplicemente funziona o non funziona, cioè dal punto di vista logico fa quello che la specifica chiede oppure no. Ma ci sono dei criteri di ottimizzazione. Di ottimizzazione abbiamo criteri di ottimizzazione o vincoli da rispettare, intendiamoci. Allora, di questo abbiamo già un po' fatto cenno quando abbiamo parlato dell'ottimizzazione booleana e della manipolazione booleana in fase di sintesi logica. Qui adesso vediamo più in dettaglio quali sono le metriche di progetto che un progettista a qualunque livello di un sistema digitale deve tenere presente. E sono fondamentalmente tre: la complessità circuitale, la prestazione, quindi il tempo di elaborazione, e il consumo di potenza. Queste sono le tre metriche principali che in un qualunque progetto di un sistema digitale vanno tenute presenti. Al livello a cui noi lavoriamo, che ci porta a realizzare dei circuiti che hanno dimensioni tali da poter sempre essere integrati su un solo chip, la complessità circuitale si chiama area, per le ragioni che ormai vi sono chiare, cioè perché i circuiti sono disegnati sulla superficie del silicio e quindi è come se la loro complessità si traducesse in una misura dell'area occupata e quindi della quantità di superficie utilizzata per realizzare quel circuito. Ma l'area in realtà in che cosa si traduce dal nostro punto di vista? Nel numero di porte logiche, e quindi per avere una stima dell'area che il nostro circuito occuperà sul silicio, potremmo ad esempio contare le porte logiche che stiamo usando. Tante meno porte logiche utilizziamo, tanto più piccola sarà la superficie di silicio che utilizzeremo. E questo è ragionevole. Ma io vi parlo di stime di questi parametri perché per tutti i dettagli di cui ogni tanto vi do dei cenni che riguardano gli aspetti tecnologici, gli aspetti elettrici, gli aspetti circuitali, capite che non possiamo, lavorando a livello logico, avere l'esatta percezione di quale sarà la superficie di silicio che finiremo per occupare. Quindi durante ogni fase del progetto si cerca al meglio di stimare quale sarà il parametro,
ma la stima verrà affinata nelle fasi di processo successive, comprese quelle di cui noi non abbiamo alcuna percezione. Allora, qui vi do tre modi di stimare l'area al livello di astrazione a cui noi lavoriamo. Il numero di porte logiche è un livello, ma capite che è molto grossolano, perché se noi per porte logiche intendiamo ad esempio un AND, o intendiamo un NAND, o intendiamo un inverter, allora un inverter ha dentro due transistor. Un AND è fatto da un NAND seguito da un inverter, e quindi ne usa 6 di transistor. Quindi capite che ci sono differenze molto grandi. Gli AND potrebbero essere a più ingressi, per cui un AND a 4 ingressi, che è una cosa che non abbiamo mai provato a costruire, ma capite che concettualmente è fattibilissimo, ovviamente ha 8 più 2, quindi 10 transistor. E quindi avere un AND a 4 ingressi e un inverter, è ovvio che se noi ci limitiamo a contarli, ci porta a una stima molto approssimata. Un modo un pochino più accurato per avere un'idea della complessità circuitale di ciò che stiamo facendo è provare a mapparlo su porte logiche tutte uguali. E sappiamo che una famiglia logica che abbia solo dei NAND a 2 ingressi è funzionalmente completa. Quindi potremmo pensare di mappare il nostro circuito su porte logiche NAND a 2 ingressi e contare a quel punto sì le porte logiche, perché queste sarebbero effettivamente tutte dello stesso tipo. Ma anche questo può essere una forzatura, perché ad esempio realizzare un inverter con un NAND a 2 ingressi non è certo la cosa più furba che possiamo fare. E allora un'alternativa è, per cercare di mantenere comunque un buon livello di accuratezza, è contare il numero di input delle porte logiche. Cioè, anziché contare le porte logiche, contare il numero di ingressi delle porte logiche che usiamo. Perché, soprattutto se utilizziamo solo porte logiche invertenti, sappiamo che ognuna di esse contiene il doppio di transistor rispetto al numero di ingressi, perché ne contiene tanti nel pull up quanti nel pull down, e questo ci dà quindi una misura relativamente accurata quantomeno del numero di transistor. Cioè, se noi contiamo il numero di ingressi delle porte logiche invertenti e lo moltiplichiamo per 2, abbiamo una stima del numero di transistor. Poi i transistor non sono tutti uguali, non possono essere messi tutti vicini come se fossero delle scatole, quindi ci sono ulteriori livelli di dettaglio ai quali non abbiamo modo di arrivare, ma queste sono possibili stime. Passiamo alle prestazioni. Allora, quando si parla di prestazioni, di che si parla? Ecco, qui non soltanto c'è il problema di stimarle, ma c'è anche il problema di definirle, cioè di decidere qual è il parametro prestazionale che ci interessa. Allora, esiste un tempo di propagazione, che è il parametro che più ragionevolmente prendiamo come indicatore di performance di un circuito combinatorio. Il tempo di propagazione ci dice quanto tempo passa dalla applicazione di segnali in ingresso alla stabilizzazione delle uscite corrispondenti. Allora, immaginate di avere un circuito combinatorio, voi applicate dei segnali agli ingressi e attendete la valutazione della funzione logica e quindi l'apparizione delle uscite corrispondenti a quegli ingressi. Se voi non aspettate abbastanza tempo, in realtà quello che vedrete in uscita non sarà ancora il valore che l'uscita deve assumere a fronte di quegli ingressi, perché niente avviene istantaneamente, per cui diversamente da come ve lo rappresentavo prima, dove vi facevo vedere, per spiegarvi il funzionamento del registro, vi facevo vedere un allineamento perfetto tra ciò che avveniva in ingresso e ciò che avveniva in uscita, ecco, il tempo di propagazione ci dice di quanto in realtà queste due cose sono disallineate nel tempo, per effetto proprio del tempo di calcolo e quindi della propagazione attraverso il circuito combinatorio. Okay. Quindi questo tempo di propagazione, cosa vuol dire applicare un ingresso a un circuito? Gli ingressi e i circuiti ce li hanno sempre, ma vuol dire applicargli nuovi ingressi, quindi una variazione. Allora, ciò che
misurerà il tempo di propagazione è il tempo che intercorre tra una variazione in ingresso, variazione vuol dire un segnale che passa da 0 a 1 o da 1 a 0, e gli effetti stabili di quella variazione in uscita. Okay? Questo è il tempo di propagazione. Esiste un altro parametro che si chiama tempo di contaminazione, che invece misura qual è il tempo che intercorre tra l'applicazione di una variazione in ingresso e il primo effetto che produce sulle uscite. Allora, le due cose possono sembrare coincidenti, ma non lo sono. Perché se voi applicate una variazione agli ingressi di un circuito, questa può iniziare a influenzare l'uscita molto prima di quanto in realtà non produrrà le uscite stabili. Allora, il tempo di contaminazione dice dopo quanto iniziano a vedersi gli effetti in uscita. Il tempo di propagazione dice dopo quanto l'uscita si stabilizza. Okay? Quindi il tempo di propagazione è sempre maggiore o uguale al tempo di contaminazione. Infine, sempre parlando di performance, in un circuito digitale sincrono ha senso chiederci qual è il rate, qual è la frequenza a cui può funzionare. Immaginate un circuito che calcoli delle somme. Noi non è che lo vogliamo utilizzare per calcolare una somma e poi lo buttiamo via. Se il nostro circuito è un addizionatore, noi lo vogliamo continuare ad utilizzare. E allora ci possiamo chiedere quanto tempo intercorre tra l'applicazione dei dati d'ingresso e la stabilizzazione delle uscite, tempo di propagazione, ma ci possiamo anche chiedere a che frequenza lo possiamo utilizzare, cioè con che frequenza possiamo dargli nuovi ingressi e ottenere nuovi risultati. Questo si chiama throughput ed è appunto misurato da una frequenza, quindi l'inverso del tempo, chiaramente. Il throughput è minore o uguale all'inverso del tempo di propagazione. Cioè, se abbiamo il tempo di propagazione, che è il tempo che serve a stabilizzare le uscite, dopo che le uscite si sono stabilizzate, noi possiamo applicare nuovi ingressi. Quindi idealmente il throughput sarà 1 fratto il tempo di propagazione. Ma siccome dobbiamo tenerci dei margini per evitare di andare a contaminare le uscite prima che si siano davvero stabilizzate, è bene che la frequenza non sia pari all'inverso del tempo di propagazione, ma sia un pochino più lenta. E quindi la frequenza effettiva a cui utilizzeremo i circuiti sarà minore dell'inverso del tempo di propagazione. Infine, la terza metrica che ragionando a livello logico come facciamo noi non guarderemo, ma che, di cui è bene avere consapevolezza, è il consumo di potenza. Il consumo di potenza è legato al fatto che i nostri circuiti sono alimentati ad una certa tensione e che il prodotto tra tensione e corrente è una potenza elettrica che viene spesa, viene dissipata. Questo comporta diverse conseguenze. La prima è evidentemente che se il circuito è alimentato a batteria, tanto maggiore è la potenza istantanea, tanto minore sarà l'autonomia del sistema che stiamo progettando. Ma una conseguenza ancora più grave, che è ancora più limitante paradossalmente per i sistemi a microprocessore, ma in generale per i circuiti integrati, è il fatto che la potenza produce calore e il calore, se non dissipato, fa aumentare la temperatura di lavoro dei circuiti. E i circuiti, tanto maggiore la loro temperatura, tanto peggio lavorano e all'aumentare indiscriminato della temperatura possono proprio fondersi e rompersi. Ma minimo vanno più lenti, cioè i circuiti, se lavorano a temperature più alte, vanno più lenti. Quindi ci sono tante ragioni per tenere d'occhio il consumo di potenza e ci sono stati anni, diciamo, nei quali questi tre parametri, così come ve li sto proponendo,
per certi versi seguono anche un andamento storico dell'importanza che hanno assunto. Nel senso che quando i circuiti integrati erano proprio agli albori, il problema era riuscire a far stare cose sulla superficie che c'era a disposizione, perché i transistor erano ancora relativamente grandi e se ne potevano integrare pochissimi su un solo chip. E quindi l'area era il primo obiettivo di ottimizzazione. Dopodiché si è passati alle performance, e dalle performance si è passati al consumo di potenza come prima preoccupazione dei progettisti, perché il consumo di potenza comporta dei vincoli praticamente tecnologici imprescindibili, perché se si fa un circuito che consuma più di quello che è in grado di dissipare per disperdere il calore, in realtà quel circuito non lo si può utilizzare. Con l'avvento dell'elettronica ultraportabile, come sono i sistemi indossabili o gli smartphone, i sistemi integrati come questo, e chiaramente il problema diventa ancora più importante, perché sono alimentati a batteria, vogliamo che l'autonomia sia più lunga possibile, e chiaramente la possibilità di raffreddare i componenti interni è praticamente nulla. Questi non hanno una ventola, non hanno come ce l'hanno invece i desktop o i portatili. Quindi capite che il consumo di potenza diventa cruciale. Allora, il consumo di potenza da cosa è dato in un circuito digitale? Pensate ad un inverter. E adesso guardiamo proprio ciò che normalmente non rappresentiamo, cioè il collegamento tra l'alimentazione e la massa. Allora, se si crea un percorso conduttivo tra l'alimentazione e la massa, questo corrisponde ad una corrente che noi chiamiamo VDD, la tensione di alimentazione, per cui questa corrente moltiplicata per VDD ci dice qual è il consumo di potenza. Il motivo per cui la tecnologia FCMOS, che è quella che vi ho presentato, è diventata la tecnologia di riferimento, è proprio per il fatto che non crea mai un percorso conduttivo tra l'alimentazione e la massa, perché il pull up e il pull down, essendo tra loro complementari, non sono mai contemporaneamente accesi. E quindi non c'è mai questo percorso conduttivo. Ma in realtà il mai non è così, diciamo, rigoroso, per due ragioni. La prima è che durante la commutazione dei circuiti, cioè il passaggio del pull up da acceso a spento e il passaggio del pull down da spento a acceso, c'è un momento in cui sono entrambi debolmente accesi e lì c'è un passaggio conduttivo. L'altra ragione è che i transistor non sono degli interruttori ideali e anche quando sono spenti lasciano passare un po' di corrente, per cui hanno delle perdite e quindi la corrente non è mai zero. Cioè il circuito, idealmente, se qua io ho zero e qua ho uno stabili, questo circuito non dovrebbe consumare niente. Okay? Perché in questo caso il pull up sarebbe stabilmente acceso, il pull down sarebbe stabilmente spento. E allora, nominalmente, la tecnologia FCMOS si dice che ha un consumo di potenza statico nullo. Annulla il consumo di potenza statico. Statico cosa significa? Che se non varia niente, non consuma. Quindi per il semplice fatto di tenerlo acceso non dovrebbe consumare nulla. In realtà, vi dicevo, così non è, per colpa delle non idealità e delle perdite. Ma le tecnologie precedenti, anche nominalmente, avevano un consumo di potenza statico non trascurabile. E quindi la tecnologia FCMOS era di gran lunga vincente dal punto di vista del consumo di potenza. Invece il consumo di potenza dinamico, che è quello che abbiamo quando c'è una variazione in ingresso, ad esempio quando passiamo da un segnale di ingresso alto a uno basso, e di qua dobbiamo passare da uno basso a uno alto, il consumo di potenza dinamica c'è sempre. E c'è perché non si possono fare cose a costo zero, per cui diciamo anche concettualmente non è difficile pensare che se devo portare un segnale da basso a alto devo fare del lavoro e quindi usare dell'energia, e questa energia divisa per il tempo in cui faccio questo lavoro è una potenza. Okay? Ma
pensando a come sono fatti internamente questi circuiti e a cosa succede qui a valle, riconosciamo che esiste questa corrente. E guardate come è fatta la corrente. Nel momento in cui noi... Salvo un attimo la condivisione. Allora, se noi pensiamo a come è fatto un inverter che ha PVD e qui massa, e pensiamo anche che abbia un condensatore parassita di cui, diciamo, vi parlerò più estesamente nel corso di architetture degli elaboratori, perché ci servirà a capire come funzionano le memorie, ma adesso per chi di voi ha qualche conoscenza di elettrotecnica, diciamo il condensatore è un accumulatore di carica. Allora, questo accumulatore di carica rappresenta un componente che non ha nulla a che fare con la logica, ma che è imprescindibile, c'è sempre, perché un condensatore è fatto da due pezzi di metallo tra loro isolati. Quindi ogni volta che noi abbiamo due pezzi di materiale conduttore con dell'isolante nel mezzo, quello è un condensatore. Quindi capite che anche senza volerlo i condensatori sono dappertutto. Perché sono dappertutto? Perché se noi abbiamo una linea che porta un segnale, questo è un pezzo di metallo. Se sotto abbiamo un'altra linea che porta un altro segnale e le due sono isolate, questo è un condensatore. Ma lo è anche se abbiamo qua quello che abbiamo chiamato bulk, cioè il substrato su cui tutto viene costruito. Quindi ogni volta che noi abbiamo qualcosa che trasporta delle cariche isolato da qualcos'altro che trasporta pure delle cariche, questo forma un condensatore. Per questo lo chiamo condensatore parassita, cioè non è un componente che noi progettiamo e mettiamo lì, ma è qualcosa che c'è sempre. Quindi ogni nodo di un circuito, anche quelli che rappresentiamo, come abbiamo rappresentato prima, il nodo N o quello dovunque, ecco, ognuno di quelli ha un condensatore parassita. Cosa fa un condensatore? Per poter avere una certa differenza di potenziale tra le sue armature, così si chiamano, ha bisogno di accumulare cariche positive da una parte e cariche negative dall'altra. Questo vuol dire che se io devo far passare questo condensatore, o meglio questo nodo, da 0 a 1, così, cosa devo fare? Devo portare qua, attraverso il pull-up, delle cariche. E da questa altra armatura devo sottrarre delle cariche. Ma questa è una corrente. E questa è una corrente. Quindi per caricare questo nodo e farlo passare da 0 a 1 io devo usare corrente. Ma le cariche positive sono negative? No, le cariche positive sono uguali a quelle negative, ma sono su due armature diverse del condensatore. Quindi perché qua ci sia una certa differenza di potenziale, questa è commisurata alla quantità di carica che porto qui. Cosa succede quando invece tornerò da 1 a 0, che svuoterò questo condensatore portando le cariche qua e qui riporterò in qualche modo le cariche che c'erano prima, cioè le risottrarrò, però questo vuol dire che le cariche in pratica durante il transitorio di salita vanno da VDD all'armatura, durante il transitorio di salita dall'armatura vengono scaricate. E questa è una corrente che si distribuisce nel tempo, cioè non è una corrente diretta tra VDD e massa, ma è un accumulo di cariche qua che poi vengono scaricate a massa. E complessivamente l'effetto è quello di una corrente. Quindi tutto questo per dirvi cosa? Che il consumo di potenza, torno a condividere lo schermo, il consumo di potenza si divide in consumo di potenza statico e consumo di potenza dinamico.
Quello statico è dovuto ad effetti secondari e parassiti, quello dinamico è imprescindibile e quello dinamico dipende dall'attività del circuito. È chiaro che maggiore è la frequenza di lavoro di un circuito, maggiore è il consumo di potenza dinamica. Quindi, tanto più veloci vanno i circuiti, tanto più consumano. Il consumo di potenza aumenta in proporzione alla velocità per la sua componente dinamica. Il consumo statico invece concettualmente è indipendente dall'attività del circuito. Ma c'è dell'altro. Il consumo di potenza dipende dal quadrato della tensione di alimentazione. E con lo scaling tecnologico le tensioni di alimentazione sono sempre più basse. Quindi abbassare la tensione di alimentazione comporta un risparmio quadratico nel consumo di potenza. Quindi queste sono tutte considerazioni a latere di quelle che noi stiamo considerando, ma che sono state determinanti nell'evoluzione della tecnologia dei circuiti integrati e dello scaling tecnologico. Ok, allora, cosa faremo noi di queste tre metriche? Allora, dell'area ci continueremo ad occupare fin dal livello di sintesi logica cercando di ridurre il numero di letterali, perché capite che questo è coerente con quello che a livello logico facciamo cercando di ottenere delle espressioni sempre più semplici. Delle prestazioni ci occuperemo a livello di analisi dei circuiti e di simulazione, come tra un attimo vi mostro. Del consumo di potenza invece non ci occuperemo perché riguarda considerazioni di livello elettrico che sono ad un livello di astrazione più basso di quello a cui questo corso si colloca. Allora, cosa sono i tempi di propagazione e di contaminazione e come si possono valutare? Quindi facciamo un approfondimento sulla stima dei tempi di propagazione e di contaminazione. Allora, se io ho un circuito come quello che vedete qua in figura, quando vi dicevo il tempo che intercorre tra l'applicazione di segnali in ingresso e la stabilizzazione delle uscite, intendevo considerare una transizione, vedete, di uno dei segnali in ingresso e da questa misurare il tempo attendendo gli effetti sulle uscite. Allora, se un circuito è fatto come questo e la transizione interessa il segnale logico A, è chiaro che questa transizione, se il segnale B vale 1, 1 è l'elemento neutro dei NAND, si ripercuote sia sull'uscita 1 che sull'uscita 2. Ma la lunghezza dei cammini logici che il segnale A deve attraversare per raggiungere l'uscita 1 e l'uscita 2 è diversa. Perché per raggiungere l'uscita 1 deve attraversare due porte logiche, per raggiungere l'uscita 2 ne deve attraversare una sola. Quindi, se io adotto un modello di ritardo unitario, cioè assumo che ogni porta logica introduca un ritardo pari a una unità, non importa quale sia l'ordine di grandezza e quale sia l'unità di misura, quindi consideriamolo 1, allora ecco che non mi è difficile immaginare che l'uscita 2 raggiunga il suo valore stabile prima dell'uscita 1, perché mentre l'uscita 2 viene influenzata da A, è il nodo intermedio ad essere influenzata alla stessa maniera da A, e poi questo deve propagarsi ulteriormente attraverso l'inverter. Quindi la cosa che io vedrò in uscita, anche simulando la conti K-gate, è una cosa di questo genere, cioè un disallineamento tra gli istanti di transizione delle due uscite. Allora, rispetto alla definizione che vi ho dato prima, il tempo di contaminazione di questo circuito è 1, il tempo di propagazione è 2. Ok? Perché il primo effetto che io vedo sulle uscite lo vedo dopo un istante di tempo, dopo un'unità di tempo, scusate.
mentre la stabilizzazione delle uscite la vedo dopo 2 unità di tempo. Ok? Sì. In realtà, conta o no la lunghezza del collegamento? Allora, la lunghezza del collegamento è una buona domanda. Dal nostro punto di vista non conta, perché anche questa non siamo in grado di deciderla noi. Perché lavorando a livello logico non si decide quanto saranno lunghi i collegamenti. Quindi anche le performance possono essere solo stimate, ma le stime dovranno essere riviste nelle fasi successive di progetto, quando, partendo da un progetto logico, lo si implementerà effettivamente, si disegneranno le maschere per i processi, si farà quello che si chiama il placement, cioè il piazzamento dei componenti sulla superficie del silicio, e poi il routing, cioè si deciderà come passino effettivamente le linee che collegano tra loro i componenti. A quel punto la stima diventerà più accurata, e in realtà, per quanto accurata sia quando si hanno tutti gli elementi, dovrà essere poi alla fine misurata per verificare che le cose siano effettivamente come il progetto studente. Ok, allora, se prendiamo questo circuito, quindi, e lo analizziamo un attimo, quindi lo ridisegno qua. Ok. Allora, io posso provare a fare un ragionamento di questo genere e posso chiedermi: ma se io ho gli ingressi A e B e le uscite out1 e out2, oltre a chiedermi quale sia il tempo di propagazione, il tempo di contaminazione complessivo, io potrei chiedermi anche qual è il tempo di propagazione da A a out1. Okay. E per stimare questo tempo io posso fare una analisi statica del circuito. L'analisi statica vuol dire cercare il cammino più lungo, che è chiaramente questo, tra A e out 1, e contare quante forze logiche attraversa. Ne attraversa 2, quindi io dico che la stima che faccio del tempo di propagazione è 2. Okay? Poi da A ad out 1, scusate, ad out 2, invece il cammino è questo, che ha lunghezza 1. Poi per B succede la stessa cosa. Ok? Questa tabellina che ho fatto riporta i tempi di propagazione pin to pin. Cosa sono i pin? I pin sono le porte di questo componente. Porte di ingresso e porte di uscita. Allora, il tempo di propagazione pin to pin è quello che va da una singola porta d'ingresso a una specifica porta di uscita. Okay? E quindi questa matrice me le rappresenta tutti. Qual è il tempo di propagazione complessivo del circuito? È il più lungo dei tempi di propagazione pin to pin, perché quello mi garantisce la stabilizzazione di tutte le uscite, e quindi io prendo il massimo dei numeri che ho scritto qua, e questo è il tempo di propagazione, mentre il tempo di contaminazione, che cos'è? È il più breve di questi qua. Quindi tempo di contaminazione 1, tempo di propagazione 2. Ok? Ora, sì, e vedremo come calcolarlo anche lì, in modo, diciamo, incapsulando i ragionamenti che facciamo.
Cioè, in pratica, io adesso vi sto dicendo, immaginate che le forze logiche abbiano un ritardo 1 e considerando che abbiano un ritardo 1, dove ce ne sono due, il ritardo diventa 2. Ecco, se anziché avere delle semplici forze logiche, questi componenti fossero dei componenti già fatti da noi, avremmo stimato il tempo di propagazione di ciascuno di questi e quando ne troviamo due in fila, sommiamo i loro tempi di propagazione. Quindi lo stesso incapsulamento che abbiamo fatto per dominare la complessità dei circuiti ci servirà anche a dominare la complessità dell'analisi dei circuiti, analizzando i componenti, attribuendogli dei parametri che poi componiamo per arrivare all'analisi parametrica dell'intero circuito. Okay? Bene, allora dicevo, guardiamo un attimo invece quest'altro circuito, che è una versione ancora più semplice del precedente, se volete, che ha due ingressi che, come vedete, hanno qua una sola uscita, perché c'è una sola porta logica a due ingressi che determina il valore di out, ma lo fa attraverso un nodo intermedio che è l'uscita di un inverter. Allora, se noi immaginiamo che A e B abbiano una transizione simultanea, guardate cosa succede a quest'unico ingresso che abbiamo, che partendo dalla condizione in cui il nodo N e il nodo out sono entrambi alti, il nodo N va basso. Ok? Ma nel frattempo l'inverter, prima che il nodo N risenta della variazione in ingresso, scusate l'inverter, il NAND, si trova ad avere entrambi gli ingressi a 1. Perché un ingresso è N e l'altro è B. Ok, quindi qui dove ho in questo momento il mouse, è un istante di tempo in cui il NAND vede entrambi gli ingressi a 1. E di conseguenza porta la sua uscita a zero. Ok? Dopodiché, però, nel frattempo, il nodo N si porta a zero, che è il valore forzante per il NAND, che lo riporta a 1 dopo un ulteriore tempo di propagazione. Quindi, se voi, analizzando questo circuito, provate a, diciamo, a immaginare le forme d'onda a fronte di questa variazione di ingresso, vedete un andamento di questo genere. Notate che passare dall'ingresso 0,0 all'ingresso 1,1, dal punto di vista logico, non comporterebbe variazione in uscita. Okay? Cioè l'uscita di questo circuito, siccome questo circuito è A negato B, tutto negato, quando A e B valgono 0, l'uscita è 1. Quando A e B valgono entrambi 1, l'uscita è 1. Ma ciò non di meno, passando istantaneamente da 0,0 a 1,1 in uscita, in ingresso, scusate, l'uscita ha una transizione spuria. E quindi mette in evidenza un tempo di contaminazione, un tempo di propagazione, anche dove in realtà non dovrebbe esserci nessuna variazione. Questo per dirvi che la differenza tra i tempi di contaminazione e di propagazione non c'è solo quando, come nel circuito che analizzavamo prima, abbiamo più uscite, ma anche quando abbiamo una sola uscita con cammini diversi che la collegano agli ingressi del circuito. Okay? Quindi in questo caso qui abbiamo tempo di propagazione da A out 2, da B a out 1 e quindi tempo di propagazione complessivo 2, tempo di contaminazione complessivo 1. Ma semplificando ulteriormente il circuito, noi possiamo avere un circuito come questo, che dal punto di vista logico non ha senso, perché è un circuito che va per A negato, tutto negato, quindi è un circuito la cui uscita chiaramente vale sempre 1. Ma mette in evidenza di nuovo una transizione spuria che mostra un tempo di contaminazione e un tempo di propagazione diversi, benché l'ingresso sia uno solo e l'uscita sia una sola. Ok?
Quindi anche dallo stesso ingresso alla stessa uscita possono esserci percorsi con lunghezze diverse e questi comportano quello più breve, il tempo di contaminazione, quello più lungo, il tempo di propagazione. Quindi ancora questo circuito, benché inutile dal punto di vista logico, ha tempo di propagazione 1, scusate 2, tempo di contaminazione 1. Okay? Questo è solo per darvi un'idea di come stimare i tempi di propagazione e di contaminazione. Infine, l'ultimo esempio che vi faccio, sempre come elaborazione dello stesso schema fondamentalmente, è questo qua. Allora, questo circuito è un circuito che ha una dipendenza di out da B che dipende dal valore logico di A. Perché quando A, guardate, quando A, allora guardatelo in questo schema qui, scusate, da B. Una dipendenza da A che dipende dal valore logico di B. Perché? Immaginate che B valga stabilmente 1. Allora, questo circuito diventa quello precedente, perché se B vale 1, 1 è l'elemento neutro del NAND. E allora, questo circuito diventa questo. Questo circuito qua diventa questo. Perché se B vale 1, questo nodo dipende soltanto da A in modo negato. Quindi questo è come se fosse un inverter, quando B vale 1. E allora si comporta esattamente come prima, e quindi se A ha una transizione da 0 a 1, in uscita noi abbiamo una transizione spuria. Ok? Quindi questo significa che quando B vale 1, il tempo di propagazione da A out è 2. Questo qua. Perché il segnale passa da questa parte. Ma se adesso pensate invece che B valga 0, 0 è l'elemento forzante per il NAND che impone l'uscita a 1 indipendentemente dall'altro ingresso. Quindi vuol dire che il nodo N non è sensibile ad A. E allora tutto questo circuito si comporta complessivamente come un inverter, come A negato. E l'unico percorso logico che collega A all'uscita è questo. È lo stesso, ed è questo qua, esatto, da ad out, quando B vale 0, il tempo di propagazione e il tempo di contaminazione sono entrambi 1. Questo per dirvi cosa? Che un'analisi statica di un circuito potrebbe mostrarvi dei percorsi logici che in realtà non sono attivi, perché mascherati dal valore logico di altri segnali. Quindi in questo caso questo è attivabile perché quando B uguale 1 questo si attiva, ma se B per qualche ragione valesse sempre 0, questo percorso non ci sarebbe mai e quindi il tempo di propagazione 2 messo in evidenza dall'analisi statica sarebbe una sovrastima del tempo di propagazione effettivo. Notate che le sovrastime sono comunque delle stime cautelative, perché se noi stimiamo il tempo di propagazione ci serve per dire, attenzione, non andare a campionare l'uscita prima di che sia passato questo tempo. Quindi, supponiamo che qui stimiamo tempo di propagazione 2 e il tempo di propagazione effettivo sia 1. Usiamo in modo non ottimale il nostro circuito, ma non commettiamo errori. Quindi, dovunque ci siano delle stime, si abbia la consapevolezza di star facendo delle approssimazioni, è opportuno che quelle approssimazioni siano cautelative. Quindi l'analisi statica non è sbagliata se si ha la consapevolezza che può essere cautelativa e quindi una sovrastima. Okay? Bene, adesso per concludere la lezione di oggi e aprire il campo alla prossima, che
faremo a questo punto in presenza lunedì, ma nel frattempo vi ricordo domani mattina alle 9 faremo una lezione di recupero online, di cui poi vi mando le facce forniate, non c'è bisogno perché le facciamo sulla piattaforma Blend, però vi mando conferma mettendoli in pacchetta. Allora, dicevo, concludo con questa slide che in qualche modo ci fa passare da quello che abbiamo fatto fino ad ora a quello che faremo dalla prossima volta. Cioè, fin qui noi abbiamo utilizzato un approccio alla progettazione di sistemi digitali che era basato sulla sintesi logica. La sintesi logica partiva dalla descrizione generale, descrizione a parole della specifica, la traduceva in una tabella della verità. Dalla tabella della verità passavamo ad un'espressione logica della funzione booleana che volevamo implementare, poi facevamo manipolazione booleana di quella espressione per riuscire a trovare un'espressione più compatta possibile che poi trasformavamo in una rete logica e mappavamo su dei gruppi. Allora, questo procedimento ha di bello che è assolutamente generale, perché non sfrutta nessuna caratteristica peculiare della funzione che vogliamo implementare o della specifica, e funziona sempre così, ma ha il difetto di non essere scalabile, cioè vale a dire che se noi abbiamo un problema che si traduce in una specifica a n variabili indipendenti con n molto grande, questo procedimento in realtà è infattibile, perché la tabella della verità avrebbe 2 alla n righe, la somma di min termini avrebbe qualcosa di proporzionale a 2 alla n termini prodotto di n variabili, e questo per n anche relativamente piccoli non è ragionevole. Cioè, per n uguale a 10 vorrebbe dire 1000 righe, n uguale a 20 vorrebbe dire 1 milione di righe, n uguale, allora immaginate di voler fare, come faremo, un addizionatore. Sapete che gli addizionatori ha senso farli a un numero di bit sufficiente a rappresentare i numeri che vogliamo addizionare. Quindi se facciamo a 8 bit, anche solo a 8 bit vuol dire 16 segnali logici indipendenti, quindi 16 variabili booleane indipendenti, 2 alla 16 righe, e 2 alla 16 sono 64.000 righe nella tabella della verità. Capite che è comunque qualcosa di estremamente intrattabile, se non altro a mano. Immaginate cosa succede se i numeri li rappresentiamo a 32 bit. Un addizionatore avrebbe 64 variabili booleane indipendenti, e 2 alla 64 vorrebbe dire 16 miliardi di righe di tabella della verità, quindi diciamo qualcosa di assolutamente infattibile. Qual è l'alternativa? L'alternativa è utilizzare un approccio top-down, quindi partizionare il problema in sottoproblemi fino a ricondurre i sottoproblemi a problemi con un numero di variabili indipendenti tanto basso da poter essere affrontati con la sintesi logica. Risolti i sottoproblemi con la sintesi logica, ricomponiamo i pezzi e otteniamo la soluzione al problema. Okay? Questo approccio ha di bello il fatto che risulta decisamente più scalabile, e anzi diventerà modulare, e riusciremo con lo stesso principio a fare un addizionatore a 8 bit e uno a 64 bit senza dover fare fondamentalmente niente di diverso da ciò che abbiamo fatto per fare un addizionatore a 4 bit. Tuttavia non è generale, perché la nostra capacità di partizionare il problema in sottoproblemi trattabili con la sintesi logica dipende dalla natura del problema e dalla nostra capacità e dal nostro intuito. Quindi, mentre per la sintesi logica c'è un approccio rigoroso che da qualche parte ci porta sempre, dall'altro c'è bisogno della nostra capacità di soluzione di quel problema per riuscire a trasporlo in un componente hardware che effettivamente lo risolva. Okay? E questo vuol dire, generalmente, avere una soluzione algoritmica al problema che si vuole affrontare.
Cioè, non c'è grossissima differenza tra quello che si fa per scrivere software e quello che si fa per progettare hardware. Cioè, comunque bisogna partire da un'idea di come si risolve quel problema. Se non ci si vuole affidare ciecamente alla sintesi logica. Perché la sintesi logica è come un procedimento dove uno va avanti semplicemente applicando delle regole e da queste regole sa che con un certo criterio trova una soluzione. Ma quella soluzione non è di per sé frutto della comprensione del problema, ma semplicemente dell'applicazione di un procedimento di sintesi. Invece, quando si adotta un approccio top-down, si parte dalla comprensione profonda del problema. E questa comprensione del problema deve portare all'identificazione di una soluzione algoritmica, di una sua scomposizione in sottoproblemi. Senza questo, che non necessariamente ci è dato, in realtà non abbiamo gli strumenti per partire. Con le macro aritmetiche, in particolare, noi useremo come esempio molto significativo quello dell'addizione. La soluzione algoritmica ce l'abbiamo ed è quella impariamo alle elementari dell'addizione in colonne. Quindi la soluzione algoritmica è l'addizione in colonna. Sappiamo che l'addizione in colonna scompone il problema in sottoproblemi, che è l'addizione di numeri a una sola cifra. Ecco, con questo, dove la sola cifra è binaria, vuol dire che il passo elementare dell'addizione, indipendentemente dal numero di cifre degli operandi, è un sottoproblema che prende due bit, uno per ogni operando, alla volta, produce un bit e un resto. È un report. Ecco, questo è un problema che con la sintesi logica sapremo risolvere. E allora, sapendo che per fare la somma di numeri arbitrariamente grandi ci basta saper fare la somma di numeri a un bit, noi affronteremo con la sintesi logica il problema del calcolo della somma di numeri a un bit e poi comporremo i circuiti che costruiremo per costruire degli addizionatori a n. Bene, quindi questo capite che è un approccio decisamente diverso da quello di partire con la forza bruta e dire bene, ho questa specifica, la traduco in una tabellona della verità, da questa faccio forma canonica, espressione di. Okay. Bene, con questo si conclude la lezione di oggi e vi do informazioni in bacheca per quella di domani.